Come finisce il paradiso delle signore 7, esce di scena, Gemma potrebbe sposarsi. Come finisce il paradiso delle signore 7? Cosa succederà nel corso delle ultime puntate di questa fortunatissima settima stagione della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover affrontare la gravidanza. Per lei potrebbe esserci una svolta a dir poco clamorosa e impensabile. Occhi puntati anche sulle novità legate alla contessa Adelaide, nel finale di questa settima stagione. La donna farà perdere misteriosamente le sue tracce. Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce il paradiso delle signore 7 rivelano che a tenere banco saranno le vicende di Adelaide e di Sant'Erasmo. Ancora una volta, infatti, la contessa catalizzerà l'attenzione degli spettatori. Dato che in questo finale della soap metterà a punto l'ennesima fuga volontaria, con la quale farà perdere le sue tracce per un po' di tempo. In questo modo, quindi, si assisterà all'uscita di scena della contessa nel finale di questa settima stagione, ma i fan possono stare tranquilli. Perché Adelaide tornerà comunque nel corso dell'ottava serie, già confermata nel palinsesto della prossima stagione TV Rai. Resta da capire, però, il perché di questa sparizione volontaria della contessa. Non si esclude che il motivo possa essere legato alle sorti del grande magazzino milanese. Dopo che Umberto e Tancredi si metteranno all'opera per l'apertura di una nuova galleria che dovrà dare filo da torcere al paradiso. Possibile che i problemi riscontrati sul lavoro porteranno la contessa a mollare la presa e a sparire nel nulla per un po' di tempo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa settima stagione campione di ascolti su Rai 1. Spazio poi anche alle vicende di Gemma. Nel finale di quest'anno, si scopriranno le sorti della Venere alle prese con la prima gravidanza come ragazza madre. Il finale del paradiso delle signore 7 potrebbe riservare un colpo di scena inaspettato per la giovane Venere. Non si esclude che, per risolvere i suoi problemi e quelli dell'amica, Roberto Landi possa avanzare una proposta particolare proprio alla Venere. Landi, infatti, potrebbe chiedere a Gemma di convolare a nozze insieme e in questo caso risolvere i loro problemi definitivamente. Da un lato, infatti, Roberto potrebbe ottenere un prestito da uomo sposato per aprire il suo locale con l'amato Mario, Gemma. Invece, potrebbe giustificare la sua gravidanza agli occhi delle persone, sostenendo che quel bambino è frutto del suo amore con il giovane Landi, costretto a celare la sua omosessualità. Un finale che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei numerosi fan e promette ulteriori colpi di scena anche per gli altri protagonisti di questa settima stagione che continua ad appassionare il pubblico. Gli ascolti di questi mesi, infatti, parlano chiaro: la media di spettatori della settima stagione supera la soglia dei 2 milioni di fedelissimi e la soap continua a registrare numeri da record anche in streaming. Ottimi ascolti anche per le repliche del sabato pomeriggio su Rai Premium, la maratona settimanale del Paradiso delle Signore registra una media di quasi 500.000 di spettatori. Con punte di share che arrivano a sfiorare anche il 5% sulla rete free del gruppo Rai.